Rifacciamo. Ciao Mariners e benvenuti in un nuovissimo video! Come avrete intuito dal titolo, oggi vi farò vedere dei regali che ho ricevuto. Quindi è per me come se fosse un Natale in anticipo. Infatti, ormai lo saprete, chi mi segue lo sa, ogni tanto Sephora mi invia tutte le novità, i nuovi prodotti e io solitamente ve li faccio vedere nelle storie Instagram. Visto che ogni volta che li faccio vedere nelle storie Instagram mi dite ma perché non ci fai un video? Partiamo subito! Io partirei con questo fantastico cofanetto di Too Faced con questo albero di Natale costituito da palette. Un packaging fantastico, fiabesco. Wow, wow! Vi faccio vedere le palette. Allora, ci sono questi blush, credo siano sì, blush e fard. Tonalità molto calde, pescate, rosa. E questa è la punta dell'albero. Poi la seconda palette è costituita da ombretti di tonalità nude, calde, scimmerine. E poi l'ultima, la terza palette, è tra l'altro la base dell'albero con la base oro. Apriamola insieme. È sempre di ombretti, c'è anche un melanzana, c'è anche un petrolio e ci sono questi tre ombretti shimmer, tra cui un verde abete, fantastico, lo utilizzerò per i make-up natalizi. Questo è Better Than Sex, che è un mascara... fantastico! È incollato! È incollato. Io adoro questo primo cofanetto, è secondo me la vita. Dr. Jart. Allora, Chica Pear Christmas Jungle Spell Book. Ovviamente non so cosa siano, ma andiamo a leggerlo insieme. Allora, trattamento correttivo della pigmentazione all'erba di tigre. Ecco perché c'era la tigre sulla confezione, erba di tigre. Ma cosa sarà? Non si sa. Ma annusiamola insieme? No, insieme no, perché voi non potete. Sa di erba, ma indovinate un po', non sa di tigre. Mi ricorda qualcosa della mia infanzia, il Re Leone. Vabbè, andiamo avanti, le proverò, vi farò sapere perché così è un po' affrettata la conclusione. Continuiamo con un cofanetto di Make Up Forever. Non si apre. Come si fa a aprire? Si tira, cioè, di solito quando c'è questa tu tiri e si apre il cofanetto, ma non si apre. Oh, ha fatto crack, ma è incollato. Ah, c'è lo scotch. E infatti, una volta che togli lo scotch, si apre, come potete vedere. Top! Allora, matita, occhi e labbra. Sembra un color mattone. Poi, rossetto, vediamo. Ovviamente dello stesso colore. Poi, questa cipria fissante super carina da viaggio che mi serviva perché tutte le mie ciprie fissanti sono grosse così e nel beauty case da viaggio diciamo che ingombrano parecchio. E poi qua avremo secondo me la base lisciante, il primer. Make Up Forever comunque è un brand che utilizzo e che mi piace un sacco. Proseguiamo. Allora, questo è un gufo. Un gufo, ma non è finita qui perché è un gufo che si illumina di notte. Una lampada praticamente. E anche questo è molto nel mood perché ha le stelline, è oro, bianco e oro, è di Sephora e lo accenderò nell'angolino dove farò l'albero. Chiaramente ci sarà anche la postazione del gufo che non abbiamo ancora capito se porta fortuna o meno. Io sapevo che portava fortuna. Tu sapevi che portava fortuna? Perché ho sentito gente che diceva che portava sfortuna. Se ti guarda un gufo, fortuna? Guardami, fissami. Ha gli occhi chiusi però, cavolo, l'hanno fatto apposta, cioè. Questa qui invece di... No, ma questa qua con i fiocchetti fluo, non posso aprirla. Come faccio? È così carina. Vabbè, vediamo se dice cosa c'è dentro. Versione mignon... Ah, ce l'ho questo! È uno spray che si spruzza sui cuscini, sulle lenzuola e aiuta a rilassarsi, a entrare nel mood notturno e
a dormire in maniera beata. E questo di Face Tea, che io adoro, praticamente è una fiala di acido ialuronico puro. Voi sapete tutti i benefici dell'acido ialuronico. Edoardo, li sai? Certo. Quali sono? Perché io me li ricordo. Sono una capra. Idratante. Idratante. Ti fa sembrare più giovane. Ti fa sembrare più bella. Più bella. Combatte i radicali liberi, questo lo sapevo. Antiossidante. Rimpolpante, chiaramente. Rimpolpante. Grazie per l'aiuto della regia. Praticamente tu te lo metti. Lifting. Fantastico. Questo è uno di quelli che utilizzerò per primo di questi prodotti, perché è da una vita che voglio provarlo. Vi farò sapere. Ah, qua ne ho pescate due. Vabbè, prendiamo questa. Adoro. Già che si chiama Once Upon a Palette, volo. Fard, polveri per il viso, ombretti e terra. Di Sephora, ovviamente. Oddio, quanto è bella. L'apriamo insieme? Io adoro le palette. Comunque le palette sono la gioia di noi donne. Ci piace, c'è questa tinta labbra rosso fuoco. Queste immagino che siano appunto le ciprie e le polveri per il viso. Ombretti, anche qui ritroviamo una tonalità di due tonalità di verde, un verde militare e un verde smeraldo, un verde jasmine di Aladdin, molto molto carino. Ma continuiamo, perché non è finita qui. Questa è la crema da giorno ringiovanente. Allora, leggiamo due tre dritte. È sempre in francese, quindi dovrò tradurre. La formula si ispira a una prescrizione ancestrale di un manoscritto della medicina cinese, cioè ragazzi, robe d'altri tempi. Questa formula si basa sull'incapsulamento dei principi attivi che permette un'assimilazione continua per la pelle. Ho appena tradotto dal francese, ragazzi. Proseguiamo. Oddio, io amo Becca. Becca è una marca che mi fa impazzire. Shimmering Skin Perfector Pressed. Oro. Tutto oro. Io adoro Natale. Adoro Natale. Adoro, questo per il make up natalizio sarà fondamentale, tenetevi pronti. E poi abbiamo un'altra caramella di Polar, crema viso, crema mani e balsamo labbra concentrato agli estratti di bacca selvatica. Garantiscono bellezza ancestrale delle femmine lapponi. Ok, forse ho sbagliato qualcosa. Proseguiamo, manca poco. Polar, crema rivitalizzante all'alga boreale. Io adoro questi ingredienti così poco scontati, così poco mainstream. No, vabbè, ha un profumo meraviglioso. E veramente lascia la pelle liscia, adoro. Poi, siamo proprio agli ultimi, pacchetti rimasti. Ah, questa è una spazzola, ragazzi. Voi dovete sapere che c'è in casa mia un dramma per le spazzole. Perché io ho tipo 4-5 spazzole e Salvatore le usa tutte. E io è una cosa che odio, perché io ho le mie spazzole, tu hai le tue spazzole. Lui ha i capelli scuri, io ho i capelli castani, quindi si vede subito quando le usa lui. E mi dà fastidio perché, cioè, ce ne sono 4, ho una è tua, una è mia e le altre sono mie. E invece no, lui le usa tutte. Quindi questa spazzola verrà messa sotto chiave. È oro, ragazzi. È oro, bianca e oro. Ma non è una spazzola. È una spazzola? E cos'è questa cosa? È solo per tenerla pulita. Perfetto! Ah, che rilassante. Facciamo un video ASMR. Se la metto lì così, Salvatore neanche si rende conto che è una spazzola. Cioè, lo capisci tu che è una spazzola? No. E allora, finalmente, Marina ha una spazzola sua. Siamo arrivati alla fine, ragazzi. Allora, proseguiamo con questo primer oil free Hourglass.
base minerale non grassa. Adoro, io adoro i primer, però effettivamente spesso tendono a diventare, cioè, come base trucco un po' oleosi alcuni. Invece questo qua dice che ho il free, quindi per la mia pelle mista è perfetto. Vediamo, facciamo un po' di pump fino a quando è... Eccolo. Vediamo la texture. L'ho messo un po' tanto, È setosissimo e lascia la pelle veramente super super setosa. Ed effettivamente si secca subito, non lascia l'oleoso. Poi... Kat Von D, io amo Kat Von D e i suoi prodotti sono top. Uso l'eyeliner. Questo è un altro eyeliner, non è quello che ho io. Quello che ho io è tipo a pennarello, perché io di solito, solitamente uso quelli lì. Questo qua invece è il classico, credo, sì. Però invece del pennellino, cioè del, come si dice, il pennellino morbido, ha un pennellino rigido che però è molto flessibile. Da provare. Non capisco come fa poi a fare la punta, boh, proveremo. Vabbè. Comunque il prodotto in sé, l'eyeliner, è top e tiene per giorni. La questione fondamentale adesso è dove infilerò tutti questi prodotti, perché come sapete vi metto qua il link della mia beauty collection, ho 4 mensole in bagno e sono full. Io vi saluto, vi mando un bacione enorme, grazie per aver visto questo video, nonostante so che tanti di voi magari mi odieranno, ma ne abbiamo già parlato. Vi terrò aggiornati con le storie, magari con altri video sui nuovi prodotti, sulle novità natalizie eccetera eccetera. Vi terrò aggiornati su questi prodotti che proverò, perché ora li ho provati solo così sulla mano. Vi mando un bacio enorme, vi adoro e ci vediamo nel prossimo video.